Buon pomeriggio e bentrovati dal TG Cronaca. In primo piano c'è la vicenda di Fermo, dove un uomo nigeriano di 36 anni è morto per le botte ricevute durante un'aggressione mentre era in compagnia della moglie, con l'accusa di omicidio preterintenzionale con l'aggravante del razzismo. È stato fermato un imprenditore agricolo della zona di 38 anni. È un ultra della Fermana, la squadra di calcio appunto della città, ed era già stato sottoposto al DASPO. La vittima e la compagna erano sfuggiti da Boko Haram e dalle persecuzioni di Boko Haram ed erano ospiti di una comunità religiosa. Questa mattina è arrivato anche il ministro dell'Interno Alfano, che ha concesso alla donna lo status di rifugiata. Ora io mi sento molto più sola, ha detto la donna. Omicidio preterintenzionale aggravato dal razzismo. Con questa accusa è stato fermato Amedeo Mancini, 39 anni, ultras della Fermana Calcio, noto alle forze dell'ordine per altri episodi di intolleranza. Ora sospettato di aver ucciso di botte Emmanuel Cidi Namd, profugo nigeriano di 36 anni. Martedì pomeriggio Namd stava passeggiando in pieno centro di Fermo con sua moglie Shinieri, 24 anni, quando gli insulti razzisti di Mancini, che avrebbe chiamato la donna scimmia e lui negro di merda, hanno scatenato una rissa nella quale il profugo nigeriano ha avuto la peggio, finendo in coma irreversibile. Ieri, nel primo pomeriggio, dopo meno di 24 ore nel letto dell'ospedale civile, un aggravamento delle condizioni non gli ha lasciato scampo. Mancini, che dopo la lite era stato denunciato a piede libero per aggressione, è stato fermato questa mattina. Ancora da stabilire come sia realmente andata, quale sia cioè la dinamica di una colluttazione a cui hanno assistito diversi testimoni, fornendo versioni però contrastanti, spesso opposte, sull'accaduto. Quello che racconta la moglie di Emmanuel, ferita e medicata con una prognosi di 5 giorni, e che Mancini avrebbe sradicato un cartello stradale con il quale avrebbe picchiato suo marito, colpendolo alla nuca e poi ripetendo le percosse anche quando Emanuele era in stato di incoscienza sdraiato sul selciato. Diversa la ricostruzione di Mancini, ultra collegato a gruppi di estrema destra, raggiunto recentemente dal DASPO il divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive per episodi di violenza. Avrebbe riferito di essere intervenuto perché temeva che due profughi stessero tentando un furto. L'autopsia potrebbe fornire risposte importanti. Oggi a Fermo è arrivato il ministro dell'Interno Angelino Alfano per presiedere al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il gesto comune che abbiamo fatto oggi è quello di dire che il confine dei nostri valori ha un passaggio invalicabile, che è quello dell'antirazzismo e che è quello del contrasto a ogni violenza che possa essere alimentata dall'odio razziale. È da tempo che afferma il problema dell'integrazione e dell'intolleranza razziale, cova sotto la cenere. L'odissea di Emanuele e della moglie ne racconta tante altre simili: la fuga dalla Nigeria, dove erano stati perseguitati dai terroristi di Boko Haram che avevano ucciso i loro genitori e un figlioletto, poi l'approdo in Libia, le violenze subite da lei da parte dei trafficanti di uomini, poi il barcone, il Mediterraneo e l'approdo in Italia. Infine l'arrivo a Fermo, dove erano ospitati dal seminario arcivescovile nel progetto della Fondazione Caritas di Don Vinicio Albanesi. Febbraio e maggio scorsi 5 ordigni artigianali erano stati fatti esplodere davanti a 4 chiese della diocesi. Chi ha ucciso Emmanuel Cidi Namd fa parte dello stesso giro delle bombe, aveva detto ieri lo stesso Don Vinicio Albanesi. E siamo ormai alla fine del processo Vatilix sulla fuga dei documenti dalla Santa Sede. I giudici si trovano in Camera di Consiglio nelle prossime ore. Nel primo pomeriggio è attesa la sentenza. Questa mattina le ultime dichiarazioni spontanee di Francesca Ciocchi. È il giorno del giudizio. Si è chiusa la 21ª udienza dello scandalo di Vatilix 2 sulla diffusione di carte riservatissime, documenti prodotti dalla commissione Cosea sulla riforma finanziaria voluta dal pontefice, ora sciolta. I giudici del Tribunale Vaticano sono chiusi da 2 ore in camera di consiglio. Prima hanno ascoltato Francesca Immacolata Ciocchi, unica donna ad aver fatto parte della Cosea, l'unica che ha presentato una dichiarazione spontanea. Sono innocente, ha detto. Se la Corte chiederà all'Italia di eseguire la sentenza, io e mio figlio passeremo i suoi primi anni in galera, ha detto la donna al collegio giudicante. Gli altri 4 imputati, Monsignor Balda, il suo collaboratore Nicola Maio, i 2 giornalisti Fittipaldi e Nuzzi, sono rimasti in silenzio. Il collegio giudicante riunito dovrà ora formulare una sentenza che stabilisca se vi sia stata fuga di dati riservati, chi ne è responsabile, se 2 giornalisti abbiano indotto Monsignor Lucio Vallejo Balda alla divulgazione, quindi concorso morale. Non è sotto processo la libertà di stampa, ha chiarito più volte il procuratore vaticano, ma il reato di induzione alla diffusione di carte top secret, che per lo Stato italiano non esiste.
Io sono convinto di aver fatto il mio mestiere, di averlo fatto onestamente. Questo concorso morale che sta proponendo la pubblica accusa, sono convinto che la Corte non possa accettarlo, perché il concorso morale non può essere quello di un giornalista che si mostra disponibile di fronte alle notizie. Gianluigi Nuzzi ha portato la Costituzione, ha fatto delle domande, non era obbligatorio rispondere. Il suo avvocato in aula ha sottolineato che non c'è stato da parte di Nuzzi nessun attacco alla sicurezza dello Stato. Io non credo che fare giornalismo non sia un reato, quindi spero di essere assolto. Più leggera la posizione di Emiliano Fittipaldi, per lui il procuratore vaticano ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove. Francesca Immacolata Sciocchi ha avvisato: i veri documenti che scottano dell'archivio Cosea sono in una cassaforte accanto alla mia camera da letto, il rapporto sulla sicurezza dello Stato, i report dei conti laici dello IOR, l'analisi degli appalti del governatorato e poi lettere, documenti, dossier sulle nunziature. Potrei, ha minacciato la Sciocchi, dargli oggi stesso alla stampa, ma non lo farò. Eventuali sentenze di colpevolezza potranno essere appellate. In caso di condanna definitiva, gli imputati potrebbero essere arrestati se varcano il confine vaticano. Oppure lo Stato vaticano potrebbe chiedere all'Italia e alla Spagna l'estradizione dei loro cittadini, ma per concederla i due Stati dovrebbero riconoscere il reato contestato nel loro ordinamento. Passaporti scaduti destinati al macero, rubati alla zecca dello Stato e poi venduti all'estero, soprattutto in Siria e in Iraq. L'organizzazione criminale formata da algerini e marocchini è stata scoperta dalla polizia di frontiera di Fiumicino. Secondo gli inquirenti, i passaporti erano destinati ai terroristi, un vero e proprio mercato clandestino con base a Roma e Napoli, contatti a Parigi, Molenbeek, Belgio, Istanbul, le città in cui si sono verificati gli ultimi attentati terroristici. Finora sono 11 le persone arrestate, tra loro anche 3 funzionari dell'Istituto Poligrafico dello Stato, accusati di avere rubato dai magazzini della zecca carte, timbri e passaporti che sarebbero stati poi venduti all'organizzazione. E l'immigrazione continua ad essere un'emergenza con soccorsi e sbarchi quotidiani. C'è anche il problema dell'accoglienza, se ne discute a Milano, il Comune alla ricerca di nuovi spazi, ma se ne discute anche in sede europea. Ora più che mai, dopo la Brexit e con centinaia di sbarchi quotidiani, c'è bisogno che l'Europa faccia fronte comune per l'emergenza profughi. E questa è la linea al vertice informale dei ministri degli esteri e della giustizia europei, in corso in queste ore a Bratislava. Si mettono a punto i prossimi passi dopo che il Parlamento europeo ha approvato la creazione di una guardia costiera e di frontiera. In questi giorni ci sono voci che l'Europa sia divisa. Non è così, la presidenza slovacca sarà un passo avanti, dichiara entrando il commissario UE all'immigrazione Dimitris Avramopoulos. Il ministro degli interni tedesco, Thomas de Maizière, ribadisce che l'UE deve cambiare entro la fine dell'anno la normativa sull'asilo, abbiamo bisogno di regole. Intanto i profughi continuano ad arrivare, 2100 in Sicilia solo questa mattina, giornate difficili come il 5 luglio con 4500 persone salvate da 30 imbarcazioni o il 23 giugno quando ne sono stati soccorsi 5000 da 43 gommoni delle intere flotte cariche di migranti in viaggio verso le coste siciliane. Il numero di chi non ce la fa è tragicamente più alto dello stesso periodo dell'anno scorso, 2920 morti negli ultimi 6 mesi, il conto dell'UNHCR. I migranti si imbarcano anche dall'Egitto, denuncia l'organizzazione internazionale, e i siriani hanno ripreso a partire dalla Libia, viste le barriere degli stati sulla rotta da terra, da dove comunque a piccoli gruppi si continua a passare. In Italia tutto il sistema dell'accoglienza è sotto pressione, non solo il sud in cui avvengono gli sbarchi. A Milano arrivano pullman e treni di migranti portati dal Viminale in base alla redistribuzione regionale, a cui si aggiungono tutti quelli che si muovono da soli. I posti disponibili sono saturi, si dorme per strada. Questa mattina la prefettura ha comunicato la decisione del ministro degli interni. Saranno utilizzati 500 posti del campo base Expo. Quando si accetta che il 14% dei migranti arrivino in Lombardia, il problema si pone. Dico una cosa di più, ci sono tanti comuni lombardi che non hanno nessun profugo, quindi nessun migrante, quindi il problema è che non è che si può sempre scaricare su Milano. Anche il Veneto è sotto pressione e al Brennero si teme che l'Austria applichi in modo stringente i controlli, con la minaccia di quel reticolato che, rivela il governatore altoatesino, Vienna ha già pronto per essere fissato da mesi.
Altra vicenda che abbiamo seguito: resta in cella Massimo Galioto, il senza tetto arrestato per la morte dello studente americano Bo Solomon. Stamattina all'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere romano di Regina Coeli, l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Galioto, su cui grava l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi, si è finora dichiarato innocente. Su quella banchina ripete: non ero solo. Il ragazzo, annegato giovedì scorso nel Tevere dopo una lite sotto al ponte Garibaldi, si sarebbe imbattuto in un numero imprecisato di persone, tra cui l'arrestato. Sul caso e sulla sparizione della carta di credito del giovane americano, l'FBI ha smentito di aver svolto proprie indagini. E dopo l'inchiesta di Milano che ha svelato infiltrazioni mafiose sugli appalti di Expo, oggi interviene il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone, mentre nel pomeriggio ci saranno gli interrogatori degli 11 arrestati. Perché chi aveva il compito di vigilare non l'ha fatto? E com'è possibile che la mafia sia riuscita a infilarsi negli appalti di due simboli della Milano degli eventi come Expo e Fiera? Sono le domande all'indomani dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano, che ha svelato il sistema di fondi neri, evasione fiscale e appalti per favorire clan mafiosi, che gettano un'ombra anche sull'esposizione universale di Milano, dove ha vigilato l'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone. Senza di noi avrebbero fatto ancora più affari. L'ex magistrato torna sulla vicenda e parla di tentativo di speculazione. Non ci sono stati appalti assegnati in modo irregolare, ci sono state vicende che hanno riguardato i subappalti di cui noi non ci dovevamo occupare e vicende che riguardano i lavori nei padiglioni stranieri che, come è noto, sono sottratti alla legislazione italiana. In riferimento ai quattro padiglioni realizzati dalla Dominus, società al centro dell'inchiesta, Cantone difende il lavoro dell'ANAC e fa riferimento anche alle intercettazioni, come quella in cui gli arrestati parlano della spartizione degli appalti con Fiera Milano. Il problema è che Expo dovevano tenerla, ma poi è arrivato Cantone e li ha messi tutti in fila. Fiera la tengono sempre al coperto perché comunque gli interessi in Fiera in questo momento la valuto un'altra all'Italia, che tutti i piaceri della parte politica. A parlare sono Enrico Mantica, l'ex AD di Nolo Stand, la controllata di Fiera Milano che aveva affidato appalti e lavori alla ditta Dominus, finita nell'indagine, e Liborio Pace, avvocato di Caltanissetta, arrestato ieri dalla finanza. Ho chiesto alla Fiera e mi hanno confermato di aver avuto il via libera anche su Dominus da Prefettura, ANAC e DIA di Milano. Di più non avrebbe potuto fare, ha dichiarato stamattina Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia che è azionista di Fiera. Non ci sono responsabilità penali né della Fiera né di Expo, hanno ribadito anche ieri i magistrati della DDA coordinata da Ilda Boccassini. C'è stato un mancato controllo della onorabilità dei loro fornitori. Segnali però erano arrivati, come la lettera anonima ricevuta dall'ente Fiera, hanno raccontato ieri in conferenza stampa i PM, che definiva mafioso Giuseppe Nastasi, principale indagato e artefice di quel sistema di fondi neri grazie alla creazione di società cartiere finalizzato anche a favorire i clan. Ma la lettera è stata cestinata. Un quadro desolante, lo ha definito nell'ordinanza il GIP. Ma le cosche, secondo l'ultimo rapporto della Commissione Antimafia, avrebbero messo le mani non soltanto sul gioco e sulle scommesse illegali, ma anche sulle squadre di calcio di campionato minore. Non solo scommesse illegali, le cosche mafiose piazzano, presta nome ai vertici di squadre di calcio impegnate nei campionati minori. L'allarme è contenuto nella relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito ed illecito, un documento approvato ieri all'unanimità dalla Commissione Antimafia con la sola astensione del Movimento 5 Stelle. Nel 2015 indagini di polizia e guardia di finanza hanno portato al sequestro di quote societarie di due squadre di Rosarno, vicine alla Cosca Pesce, così come l'operazione Dirty Soccer, calcio malato, della DDA di Catanzaro ha identificato 30 squadre di Lega Pro e Serie D attive nelle combine e nello stringere rapporti con il territorio. La proprietà di quote societarie veniva usata dall'Andrangheta come volano per acquisire consenso elettorale ed economico. In particolare, è sottolineato nel rapporto, le cosche chiedevano il pizzo all'imprenditoria locale sotto forma di sponsor per la loro squadra. La crisi economica, inoltre, in qualche modo favorisce la penetrazione
infiltrazione mafiosa nel settore dei giochi, nel calcio ma anche nella gestione delle slot machine, nelle scommesse sportive online. Inoltre l'aumento del gioco legale, avverte ancora la Commissione, fa da battistrada a quello illegale. Negli ultimi tempi più si regolamentano le forme di gioco, compresi i casinò online, e più si ingrossa la platea dei giocatori, che però vengono poi attratti da offerte illegali similari più convenienti. Vi sono clan come quello dei Casalesi che hanno gestito migliaia di slot machine. I trucchi per alterare le giocate sono tantissimi: apparecchi clandestini mai censiti, interruzioni di flussi di comunicazione al concessionario, interventi diretti sul sistema telematico, tutto finalizzato a generare incassi in nero ed evasione fiscale. Gli illeciti sono avvenuti non solo al sud, dove peraltro si registrano le maggiori concentrazioni di macchinette, ma anche al nord. Per le mafie è lucroso mettere le mani anche nelle zone più ricche del paese. È necessario un salto di qualità nella lotta al gioco illegale, suggerisce ora la Commissione Antimafia. Bisogna tracciare qualunque dato o informazione giudiziaria riguardo vincite e inchieste. Per le situazioni ad alto rischio la proposta è di introdurre una sorta di DASPO, trasferendo ai questori il potere di contingentare o addirittura chiudere punti gioco. Per oggi è tutto, torniamo domani subito dopo il telegiornale. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.